E ora avremo con noi un artista diplomato al Conservatorio di Salerno in canto jazz, ma suona anche il pianoforte, la chitarra, insomma è un artista a tutto tondo, ha un'anima soul, una voce graffiante, ma si reputa allo stesso tempo un cantante lirico. Con Alleluia di Leonard Cohen è qui con noi Enrico Bernardo. Secret chord, then lay the play and please the Lord. But you don't really care for music there. When it goes like this, the four, the fifth, the minor fall and the major leave, the baffled Enrico Bernardo! Là là. Mamma mia, bravissimo, una voce strepitosa, mi hai fatto davvero emozionare. Grazie, Enrico. Davvero. Allora, raccontiamo ai nostri telespettatori un po' di te, perché io so che la tua mamma fin da giovane suonava la fisarmonica. Accomodati, vieni vicino a me al centro palco. E poi vi ha fatto studiare te e i tuoi fratelli subito, fin da quando eravate piccoli. Piccolissimi. Sì. Quindi insomma una famiglia di artisti. Sì, di musicisti, sì. Mia mamma dall'inizio, da quando eravamo piccoli, ha cominciato ad esercitarci, ci esercitavamo con lei, nel mondo artistico. Sì, suonavamo con lei, insieme a lei, al pianoforte, cantavamo insieme, insomma. Chissà che bei ricordi che hai della tua infanzia. Sì, bellissimi. Invece quando hai iniziato a studiare canto? Io ho cominciato con la lirica, e ho studiato con un maestro di lirica a Napoli per circa 5-6 anni,
e quindi facevo i pezzi operetta, ecco, proprio lirici. Poi ho capito che la mia strada era un'altra, quindi mi sono dedicato un po' al jazz, al soul, ho iniziato il conservatorio e quindi ho cambiato strada, e perché sentivo che la mia anima era più soul che classica. Beh, tu sei capace comunque di attraversare, mi sembra, di capire vari generi. Sì, vari generi. Chi sono stati i tuoi maestri, i tuoi punti di riferimento? Ma diciamo, io ho ascoltato molto, io amo il bel canto, quindi ho ascoltato Sinatra, Bing Crosby, e tutti i grandi, diciamo, quelli che cantavano, ecco, facevano canzoni un po' più impostate, ecco, quindi Bing Crosby, Sinatra, e poi anche quelli là attuali come Bublé, voglio dire, poi Stevie Wonder, Michael Bolton è stato uno dei miei, ecco, è uno dei miei idoli, e quindi ho seguito un po', ecco, poi un po' tutta la musica in generale, anche pezzi classici, cantanti classici. E... Ti sei riuscito già a esibire anche in palcoscenici internazionali? Sì, 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 facciamo serate tuttora anche all'estero, sia con la band, sia in situazioni teatrali. E si va oltreoceano, ovviamente, con la musica. Certo. Senti Enrico, mentre cantavi io stavo guardando questo video, dove l'avete girato? Questo è un video che è una location molto suggestiva, è un paesino, si chiama Romagnano al Monte, provincia di Salerno, è una città fantasma, è un paesino che poi è scomparso dopo il terremoto, quindi abbiamo registrato questo video in questa chiesa sconsacrata. Ci è venuta questa ispirazione. Beh, un set perfetto per una canzone del genere. Sì. Maestro, cosa ne pensi di questo artista? Come hai detto tu all'inizio, la sua singolarità è proprio il fatto che lui ha una voce, sia un'estensione, un timbro graffiante, lirico, però da un'anima blues. Ho avuto tantissime emozioni durante l'esecuzione, ti faccio i miei complimenti. Poi noi siamo anche amici perché abbiamo collaborato a tanti progetti insieme. Non avevo dubbi, ma chi non conosce? Sono proprio in fondo un grande fan. Io sono nato con Stefano, questo lo devo dire. Io sono nato con te. Ecco, si scoprono gli altarini. A questo punto vi chiedo un duetto, certo, scusate. Facciamo una cosa insieme, giusto sicuramente, così sicuramente. Ci regali un'altra emozione. Perché cosa possiamo proporre cantare al nostro veramente pubblico? Ma sicuramente un brano napoletano, Stefano. Facciamo un brano napoletano, io penso che... Facciamo portiamo sempre... Tu sia una cosa grande. Vabbè. Tu sia proprio una cosa grande. Sì, è quello che penso al io. Al nostro pubblico, a tutto il mondo che ci segue. Tu sì, una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così si pure tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché dillo una volta sola, si pure tu stai tremando, e dillo che mi vuoi bene con me. Una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ho avuto mai, non bene così, ma così grande, ma così grande.
Peccato non avere pubblico, credo avresti avuto una standing ovation. Fantastico, davvero. Fantastico. Grandissimo, grazie. Enrico.